Arsi Renuse, sempre col direttore Sassi Piedimonte. Giovedì gioca il Napoli, ci stiamo divertendo. Napoli ci farà soffrire di meno. Il Napoli perché nettamente ci fa battere il cuore, mentre abbiamo visto la partita Juve-Real Madrid con attenzione e per un'analisi tecnica si mangia noccioline, speriamo di far mangiare le noccioline ai giocatori del Dnipro. Che domanda mi hai fatto? Allora, che partita sarà Napoli di Dnipro? No, una partita, ovviamente ne cerchiamo, parliamo in maniera senza fare scaramanzie, parliamo di calcio con serenità, non è che dobbiamo fare, sì, sarà una partita difficile, tutte le partite sono difficili, ma il gap tecnico del Napoli è nettamente i rigori superiore. Chi li batterà? Amsic? No, penso ancora Higuain, senza storia. Giocherà Insigne? Io penso che giocherà sì Insigne. Gabbiadini dall'inizio della partita? No, gioca Gabbiadini perché spesso sono costretto a commentare con le partite si giocano non solo con gli 11 titolari, le partite si giocano anche con quelli che stanno in panchina e quindi ci sono calciatori che possono essere determinanti quando entrano in campo, ma no, è uno di quelli. In centrocampo come sarà il centrocampo del Napoli? Un centrocampo più di offensivo, di rimessa, o no, un centrocampo propositivo? Il centrocampo migliore, perché là è un anno di Iller e Giorginio, per me il centrocampo migliore è Gargano David Lopez. È ovvio che probabilmente contro il Dinipio che si dovrà far correre più pallone che noi, quindi potrebbe anche giocare Iller con un gioco di velocità, tocchi e schemi veloci, sperando nella buona vena di Higuain. Siamo a Marsilenusa, a Sorrento, abbiamo già fatto un'analisi sulla partita della Juve e c'è sempre Cristian Tramontano con noi, grande amico Cristian Tramontano. No, Cristian dice no, Cristian Tramontano non vuole parlare, è scaramantico. 2-1 per la Juve. Anche la Fiorentina può fare il colpaccio. La Fiorentina può fare il colpaccio. Sì. L'ho detto all'inizio del trofeo, se Napoli arrivasse col Siviglia diventa la favorita al 100% del torneo. Ma se ci va la Fiorentina ha le sue chance. Perché è una squadra un po' stanca la Fiorentina, il Napoli è più in forma. La Fiorentina ha battuto grandi squadre in Europa League, grandi squadre. Se l'è sudata tutta quanta. E se dovesse battere anche il Siviglia dopo Tottenham di Rodrigo. Speriamo nella buona difesa del Napoli, che in campionato ha subito troppi gol, oltre 40 gol. La differenza tra Napoli e Juve quale è in questo momento? L'allenatore che sa interpretare meglio le partite in corsa, o ci sono alcuni uomini che hanno deluso quest'anno? Napoli comunque, la Juve è una squadra nettamente. Ma il Napoli con Albiol e Fernandez ha subito molto meno gol di Albiol e Koulibaly. La difesa non la fanno soltanto i difensori, la difesa la fa soprattutto anche il centrocampo. Il Napoli quest'anno è stata sfortunata perché comunque l'investimento su Giorginio, che era stato fatto intelligentemente l'anno scorso, non è andato a buon fine perché Giorginio ha reso al di sotto. Ma il centrocampo a due, forse Giorginio non rende bene. E anche Iller ha c'è problema. C'è siamo stati costretti a giocare con Gargano, che era praticamente una riserva, era uno scarto degli anni scorsi. E meno male che è arrivato David Lopez. Meno male, però Gargano ha fatto un ottimo campionato, ha corso per due. Il problema del portiere. Portiere sì, era un peccato perché Rafael era un bel prospetto fino alla partita, fino all'infortunio a Londra quando giocavamo in Galles, quando giocavamo con lo Swansea, meritava nettamente essere il portiere titolare, era un veramente, poi dopodiché. Rafa rimane? Le ultime sirene napoletane dai quartieri spagnoli. Se non dovessi dire Rafa, dai quartieri spagnoli di oggi. Io non lo so sinceramente, perché non sarà facile. Che Rafa vorrà delle garanzie che forse noi non ci possiamo dare. Quindi Kroll, Bagni e Careca. Però noi. Kroll, Bagni e Careca. Magari. Ma non ce ne sono Kroll, Bagni e Careca in questo momento. In Italia il giovane migliore?
ha deluso quest'anno come suo allenatore che Berardi. Io penso che ancora Berardi sia il più forte talento italiano in circolazione. Ma abbiamo visto un grande Insigne e speriamo che giovedì Lorenzo darà il contributo migliore possibile. Insigne già una conferma. Insigne è top player. Il miglior allenatore. Il nuovo allenatore del Napoli? No, i migliori allenatori quali sono stati? Il miglior allenatore in Serie A credo sia stato Zola. No, è stato Allegri, perché non era facile fare quello che ha fatto, però meritano una menzione certamente Sarri, che ha fatto dire gran calcio, e soprattutto Maran, che con il Chievo veramente ha fatto un piccolo miracolo. Maran non è mai venuto a Sorrento, anche se c'è questo quartiere Maran per scherzare, ma Sarri è stato a Sorrento e non è stato capito. E noi siamo d'accordo con Gaetano Mastellone, che più volte ha difeso il mister dell'Empoli. Certo. A Empoli gioca anche Daniele Croce, nostro amico. Poi ha deluso certamente. Ha deluso anche Sau, Cagliari. Non voglio parlare del Cagliari. Parliamo allora del Francesco, le delusioni sono state di del Francesco. Calcio italiano, quello storico Milan Inter. Garcia, le delusioni per me onestamente, perché buono lasciamo stare, perché la Roma era il secondo anno del progetto, grandi investimenti, grandi calciatori, ha toppato proprio nel momento topico, cioè nel vero salto di qualità. Garcia è venuto meno. Io volevo parlare delle milanesi, l'Inter già un presidente straniero, il Milan sarà venduto da Berlusconi. Milanesi. Il nostro amico Gaetano Tolomeo ha delle pene da scontare, no? Soffre il nostro amico. Si è accorta che con Allegri aveva un ottimo tappabuchi, erano tutti convinti che Antonini, Abate, Montari, El Shaarawy erano tutti fuori classe, Balotelli, Kakà erano tutti fuori classe per Allegri, per gli opinionisti. Ci sarà il dopo Berlusconi allora? Ma ci vogliono il dopo Berlusconi, dopo Inzaghi? Milan deve partire, non sarà facile per ripartire a Milano. E Napoli quindi riparte da Hamsik? Hamsik, il nostro Zemariano Salvio anni fa aveva detto una cosa molto intelligente, che probabilmente il centrocampo a due, ormai con la maturità che ha avuto, può essere determinante in fase di probabilmente potrebbe essere questo il nuovo acquisto del Napoli l'anno prossimo, l'allenamento di Hamsik, che a me onestamente un mi ha convinto, quindi complimenti Salvio. Un Hamsik alla Pirlo. Chiudiamo qui la nostra intervista un po' goliardica per Ciavete tutto il calcio. Cosa vogliamo dire? Che due nostre amiche si sono candidate nello stesso gruppo con due schieramenti opposti. Sorrento, viva Brigida, viva Antonella. Ciao!